Ma è già stufato. È una cifra, sì, davvero. Ma questa è soltanto la J del mio nome e poi ci ho disegnato. No. Adesso devi riprodurre più grosso. Come dire che quella pure è un cavallo. Comunque. Ok, è diventata una tipa adesso. Per scendere dal pugno c'è una. Per salire al pugno, la volta trascorsa, c'è una stretta strada che sale tutto intorno, sentieri pericolosi, molto stretti, che ci potete salire solo a piedi o a dorso di mulo. Ma per scendere, oltre a questo sentiero, ci sono delle corde situate a varie altezze da cui potete calarvi. Quindi scendere vi prende solo 3 ore. Questo pugno è altissimo, è una montagna praticamente. Ok. Va bene. Canticchiamo mentre lo facciamo. No. Scendiamo. Scendiamo. Pienino, noi scendiamo. Ma che ci stai seguendo? Tirina ci sta per scendere. No. Ok. Giusto. Notiamo qualcosa è che vola intorno al pugno che potrebbe ucciderci. Fammi un test di percezione. Porca miseria. Questo non è il personaggio che percepisce, cavoli. C'è qualcuno sotto di me? Come siamo? Ma in tutto questo stai? È finito? No. No, è ancora lo stesso giorno. Domani. 5. 5. Niente. No. Peccato. Qualcuno di voi è sceso prima di me? Io. Orca. No, sei sicuro? Tu non volevi scendere per prima soltanto per vedere i culi degli altri? No, io volevo scendere per ultimo per pisciarli addosso. No. Comunque, cosa hai fatto, scusa? 5, non ho trovato niente. No, ma le carte hanno qualche effetto? Sta succedendo qualcosa? No, per il momento no. Ok. Mentre scendiamo io ho un pochettino di stimolo, spostatevi sotto, sposto un attimo lo striscio e piscio. Io guarda che ho il tridente a portata di mano. Tanto non sei sotto di mano. Io ho magie. Hai spirito del lupo come magia. E carne di legno forse. Posso lanciargli un pugnale con un... Cosa? No, stiamo scendendo, non sì, puoi. Sì, volendo puoi, però okay. Su sì. Gli colpisco un piede. What? Io provo a evitarlo. Hai fatto uno, dai. 5, che agita. Beh, colpirlo lo colpisce. Provo a evitarlo. Con 3 dadi. E no, posso farlo, anche se è a distanza posso farlo perché volteggiare. Sì. 10. 11. 10. Mi dispiace. Lo schiva senza problemi continuando a urinare in una posa incredibile. Il pugnale vola via. Ok, aspetta che scendiamo. Allora, hai già fatto perdere. Prima di poi ucciso il personaggio di Ema, adesso mi fai perdere anche un pugnale. Vai, non si fa. Aspetta che scendiamo. Arrivate, dopo 3 ore, al caravanserraglio, un quartiere situato alla base del pugno, costruito proprio a ridosso della enorme montagna. Fortificato, pieno di case, pieno di carri, pieno di persone. Qui è dove si riuniscono tutti i viaggiatori, dove vengono lasciati i cavalli per chi deve arrivare alla città, dove partono le carovane per le altre zone della landa. E dove si trova la locanda del pugno, questa enorme costruzione a 4 piani costruita proprio a ridosso della roccia che sta più in alto rispetto a tutte le altre, estremamente bella da vedere, di mattoni bianchi con inserti di legno proprio costruita a ridosso della montagna, quindi ha soltanto 3 pareti, la quarta è la montagna stessa. Questo era per quella volta che ho sporcato il mantello di Mary. È vero. Non mi ricordo più con cosa la sporcata con la merda, merda di qualcosa. Sì, sì, sì. Siamo scesi, giusto? Sì. Okay. È pieno di persone, di vociare, di mercanti. Va bene, io lancio il tridente. Cosa? Mi lancio il tridente a bassa. Perché volete tutti uccidermi? Ci hai pisciato addosso. A lui ho pisciato addosso a te? No, eri sopra di me. Come si faceva per tirare il tridente? Percezione, sì. Giusto? No, 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 perché? Tanto te puoi volteggiare o fai... Che cazzo te ne frega? Non è che puoi prendermi di mira soltanto perché posso volteggiare. Tanto io ho un dado in percezione. Che cazzo se ne frega? Se fai 10! Fatto 4, hai visto? E adesso te credisco anch'io, allora davvero. Se ne frega. Oh, se ne frega, dammi il cazzo dado. PvP. E non ci sono abbastanza preparito di ogni master. 11. 11 per cosa? I'm dead inside. Ah, ok. Non c'erano abbastanza combattimenti, quindi ero all'attacco. Davvero? Sì, fanculo. Sì, vabbè. Auguri. Vado di fintare. Ok. Devi comunque raggiungere la sua armatura dopo.
Ok, vado di agilità verso intelligenza, ok. Come intelligenza? Fatto 7. Devi fare sopra il 7 di intelligenza. No, devi fare 7 in realtà. Devi fare 7 di intelligenza. Perché sta fintando. Ma serve qualcosa 8. Il 7 di intelligenza. Ok, ti accorgi che sta facendo una... che ha soltanto fatto una finta e non ti muove neanche. Va bene. Non ha effetto. Pazienza. Cazzo, i suoi 8 di intelligenza random nel momento del video. Niente, se comunque, alla locanda del pugno dove dovete andare per incontrare questa persona. Chi è? Ema, finalmente. Ok. E io ho finito di giocare. Io... è stato uno sì, Ema. Visto che tra l'altro il suo personaggio è un po' perso via, troverò un modo quindi, per sistemare la cosa adesso. Andate alla locanda del pugno, quindi. Ok. Ok. Okay. E smettetela di attaccarmi, ora ve lo dico chiaramente. Ok. Smettetela di attaccarmi. Hai voglia di pisciarci ancora addosso? Non ti ho pisciato addosso! Sì, invece, l'hai fatto! No, ho pisciato addosso a lui! Schizzi. Tu eri sopra di me! Come facevo a pisciarti? No, non mi ero sopra di te. Tu hai detto che volevi essere l'ultimo, io ti ho lasciato. No, io ho detto chi c'è sotto di me? E lui ha detto io sono messo sotto di te. E io ho detto grazie. Poi voi non avete detto niente. Ah, ok. Allora scusa, è tipo una sindrome che se non combatto al mondo... Ah, giusto, la seconda volta hai tirato nuovo in socialità. Hai contato il meno uno perché non Mariana? Sì, sì, era un 10. Porca di quella puttana. Quanto ha fatto il 10? Per sedurre il personaggio di Ema. Ok. Io vado in bagno, visto che adesso Ema... Adesso Ema ci dà una risposta, almeno scopate qualcosa. Aspetta, chiediamogli anche ad Ema se avrebbe pescato la carta. Se avrebbe pescato la carta, gli dice tira un dado. No, non l'avrebbe pescata. Beh, glielo proviamo a chiedere. Se metti che dice di sì. Non voglio ammazzare il suo personaggio così a volo perché l'ha preso. No, ma gli facciamo tirare un dado lui. Ah. Perché Brivio si sa che tira un dado muore. Sei. Di nuovo tre. Di nuovo sei. No. Super. E diamanti. Sì. Ok. Entrate in questa enorme taverna piena di tavoli. Vedete... Ma quando sto prendendo Demo? Ha suonato di nuovo. No, Zippo è andato in bagno. Ah. se è entrato ci sarà qualcuno in macchina. Oh, porca puttana. È perché non sentite Jinko lì? Infatti. Non è che lui è entrato per aspettare. Ma ora va a vedere. Dove cacchio sono finiti i miei? Dovremmo sentirlo da qua. No, ha suonato, è qua fuori. Ma che cazzo? Che twist. Era in bagno, ma... Oh no, è sempre lì. Ah, ce ne siamo accorti! Porta qui il tuo culo e riprendi possesso del tuo personaggio. Ma sì, mi sono proprio dimenticato. Ha giocato Brivio al tuo posto. Ciao. Infatti non c'era nessuno, lui era fuori dalla porta. Che è successo? Avete attaccato ancora Bassa? No, basta! Non è successo niente perché Eva era chiuso fuori e l'abbiamo... Devo prendere il repost. C'è cioè, no, no. Esiste il repost? Sì, c'è. Cioè. Bene. Ciao Emma. Esiste ciao. Da prima del fintare. Ti sei proprio dimenticato, eh? Sì. Assolutamente. Ma questi qui mangia colazione o questi altri? Tutti e due. Non sono ancora aperti. Quando finisco uno inizio l'altro. Non so cosa mangia colazione, mangio cereali, quindi. Io so che quei biscotti in tubo. Mangio sono quello buoni. Che c'è. Non sono così buoni. A me piace. Pazienza. Quindi siamo. Siamo in questo posto qua enorme che non mi ricordo per il nome. È la locanda del pugno. La locanda del pugno, ok. Va bene. Dicevo. Allora, fammi prendere la descrizione esatta, così. Evitiamo stronzate. Ah. Prego che si è successo. Sei. Allora, vuoi tirare un di 20? Allora, noi abbiamo pescato dei tarocchi okay. Che in pratica sono una specie di roulette russa. Ah, va bene. Ok, ogni carta ha un effetto particolare. Sì, noi tre li abbiamo provati a pescare per vedere che cosa è uscito. Lui è uscito il demone, a me è uscito la calma e gli amanti. Okay. Vuoi provare anche tu a rischiarti e. Diciamo tirare questa fortuna qua per vedere giusto che per succede. Dirtelo si sì, possono ottenere premi incredibili ma è estremamente rischioso anche i premi molto brutti no non è obbligatorio ci hanno dato questa opportunità e noi l'abbiamo fatto perché noi odiamo la vita. io ci tengo quindi no grazie ancora seconda cosa c'è lui il suo personaggio